Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 24 gennaio, sono le 9:41 e avrei aspettato ancora un pochino a fare questo video perché, come vedete, ci stiamo muovendo in maniera interessante, ovvero siamo partiti con un lap down, ok, verde, i future erano tutti belli verdi e poi stiamo tornando indietro. Perché suggerisco sempre ai trader poco esperti di fare trading nei primi minuti, perché fanno tante, tantissime, un miliardo di finte. E magari adesso andranno qui sotto, creano una divergenza rialzista, di inversione rialzista, e dopo aver fintato il ribasso si ripartirà al rialzo. Vediamo che cosa hanno voglia di fare. Oppure vincoleranno questo T-3 a scendere. Certo, i future americani sono a più, sono verdi, lo erano anche i nostri. Ok, faccio soltanto un piccolo annuncio, vi chiederei gentilmente se vedete canali che non siano i miei, ovvero io soltanto quello su YouTube, dove siete, immagino, la community di oltre 2300 trader su Facebook chiamata Financial Armor, cambierà nome più avanti. La terza cosa, ovviamente, è il canale Discord, ma soltanto per gli utenti premium. Se vedete altro, tipo canali su Telegram o su altre cose, non sono io. Oggi chiamo l'avvocato e vediamo se si può procedere legalmente contro persone che, oltretutto, ho controllato ieri, cercano di vendere alla gente pacchetti di investimento cripto. Non sono io. Non vendo niente, sono un consulente, sono un analista quantitativo dei mercati. Non vi dico comprate questo per fare questo, vi dico cosa ci si può aspettare con un metodo matematico e statistico non discrezionale dai mercati. Eccolo qua, e siamo andati in divergenza. Vediamo se si rimbalza, si riparte. Per cui, fatta questa avvertenza, vi chiedo anche gentilmente se vedete qualcosa di strano con la mia foto, perché mi copiano anche la foto e tutto il resto, ecco, per favore avvisatemi, mandatemi un messaggio su Facebook o altro in modo che io possa procedere per vie legali con queste persone, con questi truffatori che si appropriano del mio nome e delle mie immagini pubbliche. Allora, ritorniamo a quello che ci eravamo detti. Guardate sempre le analisi del weekend, le weekly, vi permettono di inquadrare il movimento generale in cui inquadrare poi l'operatività del giorno. Qui abbiamo avuto una doji, quasi una doji, ok? Che può significare pausa dal trend, il trend era un controtrend ribassista. Qui però se andiamo sotto come abbiamo fatto, neghiamo questa candela. Ecco perché nell'evoluta dico che non c'è soltanto la vecchia ciclica, ma ci sono Gan, le candele giapponesi. Questa roba qua non la vede chi fa solo ciclica vecchia. Abbiamo tempo ancora per scendere, tutto quello che vogliamo, siamo a 9 e con oggi 10, piuttosto che 11 domani, piuttosto che 6, più tutti quelli che volete fino a 11 e siamo a 4. Tempo ce n'è. Il tempo viene limitato dal mensile perché? Perché il mensile, eccolo qua, è arrivato a 38 barre, ieri era 37, oggi stiamo facendo questa candela, e al massimo può arrivare a 43, quindi abbiamo massimo 5 candele ancora per scendere più eventuali raccordi. Per cui bisogna capire, uno, se qui siamo sull'ultimo T settimanale e stiamo facendo il decimo giorno, massimo undicesimo, siamo entrati peraltro nell'accumulo e potremmo andare a finire già come target qui, a 26.672, perché c'è la regola dell'accumulo, bisogna vedere se si chiude dentro e che cosa succede. E poi potremo vedere di ripartire, ma suggerimento, occhio al mercato americano. Noi probabilmente arriveremo un po' prima o un po' dopo, ma andremo dove andranno gli USA. Se ci sarà rimbalzo, e però abbiamo future belli verdi, si potrà risalire, altrimenti no. Quindi vediamo se la divergenza rialzista, la divergenza che ci può portare a fare un rimbalzo, okay, ci riporta verso questo livello. A quel punto capiremo se
Andremo in violazione di questo, si vincolerà potenzialmente un settimo T-3 inverso a far salire i prezzi e quindi andremo in chiusura del settimanale inverso. Se invece non avrà tutta questa voglia di farlo, farà poco e in violazione di nuovo di questo livello noi ci metteremo short per tutto il tempo che ci sarà di differenza tra le candele consumate che vediamo a monitor e le 24 minime di durata. Spero di essere chiaro, di essere stato chiaro. DAX molto più forte, fortunatamente. Vediamo se ci dà più indicazioni rispetto al MIB. Siamo comunque in death cross, stiamo provando un rimbalzo. Abbiamo anche in questo caso una divergenza, ma anzi quasi divergenza. No, ce l'abbiamo la divergenza di continuazione questa volta, non di inversione, volevo dire prima, ma di continuazione rialzista. Mettiamo un bel allarme qui sotto a 15.456. E vediamo che cosa fare. L'altro swing è qua, 15.563. Anche in questo caso, contate le candele dell'inverso, vi aiuteranno a capire tante cose. D'accordo? Sorpresa, sorpresa. In descrizione, nella descrizione di ogni video, leggete altre cose interessanti oltre al video, trovate un link al quale potrete avere uno sconto per l'acquisto di una piattaforma che si interfaccia tra la vostra banca o il vostro broker e voi e vi permette di vedere i volumi. Si chiama Volumetrica. Ci ho messo molto tempo a trovare un qualche cosa di questo tipo. Se siete interessati finalmente a vedere i volumi in maniera seria, compresi gli iceberg, potete valutare di andarli a conoscere. Poi, come al solito, ognuno faccia la sua scelta. Io soltanto porto in dono al circolo virtuoso uno sconto del 10% rispetto ai comuni mortali. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. La mia lo sarà sicuramente, perché ho già deciso così. Arrivederci.